Grazie Presidente. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Interviene. Allora, un attimo, la delibera va approvata, quindi... Allora, vuole intervenire il sindaco Pietro Rao. Parola al sindaco. Grazie Presidente, grazie consiglieri comunali e grazie alla città che mi ha voluto fortemente con un risultato pubblicitario. Oggi quello che posso dire è che la campagna elettorale è finita e Pietro Rao sarà il sindaco di tutta la città. Rappresenterà tutti all'insegna di una Partinico nuova, ma nuova nel pensiero, quella Partinico che con il voto ha deciso di cambiare, che ha deciso di voltare pagina e che spera in un futuro. Questa è la città che noi abbiamo immaginato, questa è quella che abbiamo voluto e la più bella soddisfazione, lo dicevo stamattina a qualche collega, non è tanto il fatto di essere stato eletto, ma la mia vera soddisfazione è quella di vedere una città che ha deciso di cambiare pagina, di non parlare più di questa città in termini negativi ma solo in termini positivi. È una città che collabora, è una città che tende la mano a chi è rimasto indietro, è una città inclusiva, è una città dove nessuno deve rimanere indietro. Questa è la città che abbiamo pensato e il messaggio mi pare che sia passato abbondantemente. Io voglio sperare che questa città, come dire, ci dia l'aiuto di cui abbiamo bisogno, soprattutto a cominciare dalla pulizia della città. Dobbiamo cominciare a pensare che questa città è nostra, ci appartiene, quindi non serve buttare il sacchetto dell'immondizia per strada, non serve deturpare tutto ciò che è pubblico. Dobbiamo cominciare ad avere coscienza che tutto ciò che è pubblico ci appartiene, che abbiamo una quota, una proprietà che ci appartiene e che dobbiamo difendere. Naturalmente non attraversiamo un bel periodo, la città come dire, viene da un passato recente buio perché c'è stato il Covid, buio per la crisi, buio per tutte quelle ragioni che hanno fatto perdere la speranza a questa città. Ma oggi lo spirito è diverso, lo spirito è positivo, lo spirito è quello della collaborazione, quella collaborazione che noi abbiamo chiesto a tutti, compresa quell'informazione che non fa altro che denigrare giornalmente il sindaco e che ogni giorno trova una ragione per continuare a parlare male di una città che comunque lo ha accolto e gli ha dato cittadinanza. Io vorrei come dire, mettere un punto e voglio sperare che questo mio appello venga recepito. Questa città ha bisogno di parlare di eccellenze e ce ne sono tante, ha bisogno di parlare di opportunità di lavoro e le creeremo, ha bisogno di pensare che i nostri figli possano ritornare nella propria città. Questa è la città che noi immaginiamo. E devo dire, con questo Consiglio Comunale
con una squadra di assessori valida, professionale e motivata, sicuramente il risultato sarà eccellente. Mi spiace per certi versi, come dire, aprire questo primo consiglio comunale e sentire qualche polemica, su cui non vorrei, come dire, spendere più di tanto. Voglio sperare invece che qualcosa cambi, perché questa città ha bisogno di tutti, ha bisogno della maggioranza, ha bisogno dei cittadini, ha bisogno di un'opposizione che ti offre una visione diversa e che quindi ti impone una riflessione per dire: guarda che forse non è proprio come dici tu. E allora questo sindaco e questa maggioranza saranno pronti ad accogliere qualsiasi proposta, a valutarla e a ritenere che, se è giusta, va portata avanti e sostenuta. Noi pensiamo che il mondo sia cambiato, ecco, che è cambiato in tutti i sensi. Il Covid e tutto il resto ha rivoluzionato il mondo del lavoro, ha rivoluzionato i rapporti sociali, ha condizionato tutto, ma noi siamo qua pronti, come dire, a raccogliere le sfide che questa nuova società ci imporrà, cercando di stare al passo con i tempi, cercando di raccogliere le istanze, facendo tutto quello che abbiamo detto. E non me ne voglia qualche consigliere che per certi versi tenta di stabilire la tabella di marcia. La tabella di marcia l'ha stabilita la città votando una maggioranza. Noi abbiamo rispetto per l'opposizione, ma c'è una maggioranza e mi pare che la votazione di oggi sia stata la più bella espressione di compattezza, di unione, di comunione di intenti. Non confondiamo le cose. C'è una maggioranza e c'è una opposizione, ognuno nel rispetto dell'altro, ma non dobbiamo perdere l'obiettivo più importante, di lavorare tutti in una direzione, di lavorare tutti nella direzione di una città che finalmente, grazie anche al lavoro dei commissari, si avvia verso la normalità. E noi non siamo qua a volere prendere meriti che non ci appartengono. Noi stiamo cercando di fare un'altra cosa, stiamo cercando di recuperare quella parte di democrazia che per 5 anni è mancata in questa città, perché i commissari hanno amministrato bene, ma hanno solo amministrato. Si sono preoccupati pure meno di un aspetto politico e non gli competeva d'altra parte. Ma noi oggi ristabiliamo le regole democratiche. Io non penso che ci possiamo ritrovare su posizioni diverse quando prenderemo atto che la Bertolino si dovrà spostare, quando parleremo di ambiente in genere, quando parleremo di pulizia della città. Io non penso che questi possano essere argomenti che possano dividerci, e mi duole e mi farebbe male verificare o constatare che qualcuno, proprio perché sta dall'altra parte, decida sempre di fare il bastian contrario. Questo ce ne dispiace. Naturalmente noi abbiamo un nostro metodo di lavoro ed è quel metodo di lavoro che vogliamo portare avanti. Può essere condivisibile, non condivisibile. Vedete, qualcuno mi ha accusato di protagonismo, qualcuno ha speculato sul fatto che noi abbiamo cercato di organizzare un Natale a spese di chi? A spese di chi? Se è imposto. E allora la domanda ha un senso. Se c'è spontaneità,
E allora è cosa diversa, perché c'è il piacere di tutti. Quindi io le sterili contestazioni le metto da parte. E caro consigliere Comito, mi rivolgo a lei, vede, la questione ospedale a lei sta a cuore quanto sta a me a cuore, ma sicuramente lei non può pensare che noi possiamo condividere con una riunione fatta da 50 persone la questione ospedale. Mi fa male quando qualcuno cerca di dire in malafede che ci siamo comportati da ragazzini, che gli invitati al tavolo per discutere sulla questione ospedale siano usciti dalla porta posteriore. Però state attenti, questo clima di terrorismo velenoso, dannoso, instaurato dove, quando viene un direttore sanitario, un capo di dipartimento, deve temere la presenza di una televisione, deve finire. Non lo permetteremo, mi opporrò in tutti i sensi. Non è consentito che qualcuno venga qua a dire no, io non vengo perché c'è quello pronto col microfono a spigoliare. Questo non sarà consentito. Questa è una città libera dove ognuno, se vuole rilasciare un'intervista, lo fa liberamente e lo fa spontaneamente soprattutto. Non si fa estorcere neanche l'intervista. E allora state attenti, perché io su questa cosa sono veramente arrabbiato. Questa è una città diversa, non è la città che qualcuno pensa di poter ancora orientare al male. Questo non sarà consentito e utilizzerò tutti i mezzi possibili e immaginabili per contrastare questo sistema. Questa non è la città che qualcuno immagina, questa non è la città che dipende da una televisione, questa è una città che si autodetermina e sono i cittadini a farlo. Ma il clima di terrorismo deve finire. Tutti contro la città di Partinico perché c'è qualcuno che offende dalla mattina alla sera. E allora diventa un fatto personale, e noi fatti personali non ne abbiamo. Noi riporteremo, per tornare alla questione ospedale, riporteremo con lo stesso coraggio, con la stessa forza e con la stessa determinazione questo ospedale ad essere quello di prima e a farlo diventare un'eccellenza. Ma il clima non può essere lo scontro, deve essere il dialogo. Dobbiamo parlare con tutti e dobbiamo spiegare le ragioni per cui questo ospedale, questo territorio ha bisogno di un ospedale, perché avere l'ospedale efficiente significa fare la differenza tra la vita e la morte, quel confine sottile che purtroppo ci è stato tolto. Abbiamo avuto un primo risultato, speriamo di averne altri e a breve tempo per giunta, però vogliamo essere aiutati. Non consentiremo a nessuno di ripensarci due volte prima di spostarsi e venire a Partinico. Noi non inviteremo mai qualcuno che viene per mettere l'uno contro l'altro, questo che sia chiaro. Non vorrei più, come dire, aggiungere altro, ma oggi se c'è una macchia nera su questa città, noi siamo per toglierla. Per cui o si cambia il registro o utilizzeremo i mezzi che non abbiamo utilizzato finora. Non è una minaccia, ma sicuramente io ho una responsabilità. Io devo fare gli interessi di questa città. Sono stato votato per questo. E questo intendo fare fino alla fine. Io ho ritrovato l'entusiasmo di quando ero un ragazzo e la gioia nei miei occhi la leggono tutti nel vedere una città diversa, di una città che vuole cambiare, che vuole pensare che un futuro ci può essere. Questa è la città che vogliamo. Non permetteremo a nessuno di ostacolare questo passaggio, questa fase nuova in cui una città crede. E allora io dico, per favore, aiutateci in questo. Io chiedo aiuto alla maggioranza, all'opposizione e alla città.
ci dovete aiutare. Questa città ha bisogno di tutti e ha bisogno anche di una buona informazione. Chiudo la parentesi. Vedete, questi 15 giorni mi scuso con tutti, mi scuso con la città, mi scuso con la maggioranza, con l'opposizione, mi scuso con chi ha riposto in me delle aspettative che io cercherò di onorare e ho cercato di onorare, ma sono stato solo, non c'era una giunta e quindi ho dovuto affrontare le emergenze di tutti i giorni. Quindi c'è stato un difetto di comunicazione. Ha ragione Comito quando dice mi arriva il messaggio alle 11 o a mezzanotte, ma io a quell'ora purtroppo mi sono fermato e ho trovato il tempo per mandare un messaggio. Ho cercato di fare l'impossibile, l'impossibile. Quindi abbiamo superato questi 15 giorni che sono passati tentando di dare una parvenza di normalità. Abbiamo cercato di organizzare un minimo di Natale e abbiamo cercato di fare la nostra parte fino in fondo. Sicuramente non mi sono risparmiato. Oggi c'è una squadra di professionisti seri, pronti a metterci il cuore, l'anima, la passione perché questo miracolo possa avvenire. E allora, che dire? Auguri a noi, auguri a chi ci crede, auguri alle persone di buona volontà, alle persone che pensano che cambiare si può. E auguri perché ci sia un futuro per le nuove generazioni, un futuro non fatto più di ghetti, dove una città diventa inclusiva, dove una città prende per mano chi è rimasto indietro e cerca di aiutarlo in tutti i sensi. Oggi per fortuna una serie di bandi, di risorse sono state messe a disposizione dei comuni e spero ne arrivino altre. Noi non possiamo perdere occasioni di sviluppo, noi non faremo perdere niente, con tutte le difficoltà che abbiamo, con una macchina comunale eccellente, che se ne dica, collaborativa, che se ne dica, però carente dal punto di vista numerico. C'è molto da fare, ma io vedo che anche gli impiegati comunali hanno entusiasmo e voglia di lavorare. Naturalmente dobbiamo essere bravi a fargli fare quello che sanno fare bene, a non umiliarli, non a mortificarli, dobbiamo accompagnarli, dobbiamo aiutarci tutti l'uno con l'altro e allora riusciremo veramente a portare a casa il risultato sperato. Questa è una città difficile, questa è una città complicata dove ognuno ha pensato di fare tutto quello che ha voluto, dove ha regnato l'anarchia, ma perché per forza di cose il territorio è ampio, difficile, la città è stata al buio, ci sono tante cose che hanno influito perché questa città diventasse così grigia, così nera, così buia. Ma oggi è tutto diverso, oggi si cambia. Aiutateci in questo processo. Il sindaco non è il padrone del pastificio, non è quello che se la tira, non è quello che vuole esercitare il potere a tutti i costi. Il potere serve, ma per utilizzarlo in positivo, per dire che il potere serve ad avere determinazione e darci la forza per portare avanti un programma condiviso e che la città ha sposato. La sfida è difficile, però io voglio pensare, voglio sperare che con la volontà di tutti non saranno necessari 5 anni per cambiare da questa città, ce ne vorranno molto meno. Naturalmente è mancata una parte di programmazione, è mancata una parte di pianificazione, però possiamo farcela. Queste cose possono essere compensate dall'enormità di risorse che dovranno arrivare. Spero, assieme a tutti voi, di fare arrivare,
abbiamo un governo regionale che ci sostiene. Diciamo, le condizioni ci sono tutti per far bene. Perché mettersi di traverso? A chi fa bene? A chi giova? Non giova a nessuno. Allora uniamoci in questa comunione di intenti. La città non è della maggioranza, non è del sindaco, la città è di tutti. E allora voi capite che il mio può essere un appello alla pacificazione sociale, prima di tutto, che è quella che è mancata. Qualcuno ci ha messo l'uno contro l'altro, ma così non deve essere, perché quando qualcuno cerca di metterci l'uno contro l'altro, forse è meglio isolarlo, forse è meglio metterlo da parte. E allora cerchiamo di dare tutti il nostro contributo. Io sono convinto che con l'aiuto di tutti, con l'aiuto della città e con l'aiuto del buon Dio, noi possiamo fare grandi cose. Non mi aspetto, come dire, sprazzi di gioia da parte di tutti, però se almeno c'è un minimo di, anche di comprensione, il risultato va fatto. Vorrei spendere qualche parola nei confronti delle forze dell'ordine, che in questi anni hanno portato avanti una lotta impari verso la microcriminalità, oltre che alla criminalità mafiosa, che ha portato questo comune ad essere sciolto. Mi pare che si sia instaurato un clima di collaborazione che io ritengo eccezionale. C'è la stima reciproca, c'è la voglia di far bene. Noi saremo accanto alle forze dell'ordine perché questa città ci dia sicurezza ai padri che hanno i figli fuori, dia sicurezza al commerciante che non deve preoccuparsi di subire una rapina, e soprattutto dobbiamo cercare di attenzionare ancor più le periferie, che forse sono quelle zone che oggi risentono e che hanno più bisogno di aiuto, altrimenti il rischio è quello di trasformarli in ghetti, in delle zone isolate, e noi non vogliamo né uno zen a Partinico né tantomeno una Scampia. Noi assieme a loro possiamo fare e possiamo portare a casa grandi risultati. Sono fiducioso. Facciamolo tutti questo sforzo. Quindi grazie alle forze dell'ordine, di ogni ordine e grado. Fra qualche mese sarà inaugurata una nuova caserma dei carabinieri. Spero che possa essere, una struttura. Lo è sicuramente una struttura all'avanguardia, ma che può dare un'accelerazione alla lotta alla criminalità e al crimine mafioso in genere. Il mio piacere è quello che la Partinico che immagino, che abbiamo immaginato un po' tutti, sia quella di una grande comunità che si vuole bene e che sia come una grande famiglia. Insieme possiamo farcela. Questo è l'aiuto che chiedo a tutti. Un ringraziamento lo vorrei fare al Presidente, oltre alle mie congratulazioni, ricordandogli che il Presidente del Consiglio è l'alter ego del Sindaco, e che quindi un rapporto, quel rapporto già meraviglioso, fatto di correttezza e lealtà, possa essere soltanto implementato, e che alla fine a giovarne saremo sicuramente tutti. È finito un tempo, è finito il tempo dei presidenti del Consiglio sfiduciati dall'intero Consiglio, che rimanevano inchiodati alla sedia. È finito un periodo. Per fortuna è finito. Ora ci aspetta un grande futuro. La città ne ha bisogno, noi ne abbiamo bisogno, e questo lo manifesteremo con un atto simbolico, ma che io ritengo di grande importanza. Domani sera alla Chiesa del Carmine, dove ci sarà un coro
Pontis Marie, con la presenza di due tenori, di un tenore e di un soprano importanti del Teatro Massimo, e che subito dopo seguirà l'affidamento della città alla Madonna. Abbiamo bisogno di tutti e la Madonna in questo caso ci dovrà assistere. Io sono fiducioso, vi invito a essere tutti presenti, dopodiché naturalmente andremo poi in piazza ad accendere simbolicamente l'albero di Natale per dare, come dire, l'avvio alle manifestazioni natalizie. Grazie, auguri a voi, auguri a noi, auguri a me e auguri a questa città che ha riposto tanta fiducia in noi. Grazie Partinico, viva Partinico! Solo una comunicazione. Ho già nominato la giunta nella persona dell'avvocato di Trapani. Se ci sono altri componenti della giunta li invito a entrare nell'emiciclo. Il dottore Genova, che voi tutti conoscete. La dottoressa speciale, su cui riponiamo tante aspettative, soprattutto le fasce deboli ripongono in lei tante aspettative, l'avvocato di Gaetano, Enrico Bono, dimentico qualcuno? No. Ah, e l'avvocato Fabio Bosco. Poi c'è, come dire, la persona che mi è stata più vicina in questa campagna elettorale, che mi ha sostenuto, che è stato il mio braccio destro, mi è stata anche la spalla su cui mi sono appoggiato in momenti di disperazione, ed è il professore Sergio Bonni. Convocheremo una conferenza stampa da qui a breve e presenteremo alla stampa la nostra giunta. Vi faremo sapere. Grazie. Presidente.